In serie Recensegne presenta. presenta Allora, buon pomeriggio ascoltatori di Recenserie e benvenuti al nuovo episodio del nostro Recen Podcast, ovviamente in onda come sempre su Web Active Radio che ci ospita sempre con grande piacere, almeno spero grande piacere per loro e anche per voi ascoltatori. Bene, oggi faremo qualcosa di molto diverso, ma comunque incentrato sulle serie TV. O meglio, parleremo di serie TV, ma in particolare su quelle che noi di Recenserie abbiamo imparato a chiamare serial comics, ovvero sulle serie TV incentrate sui fumetti. In particolar modo torneremo a parlare di Marvel's Daredevil, serie TV che ormai è diventata una serie TV cult, un appuntamento che nessun fan delle serie TV ormai può perdere. Insomma, se tu decidi di far partire una visione approfondita e acculturata sulle serie TV, uno dei tuoi passaggi principali dovrà essere Devil. Ma non parleremo in particolare proprio della serie in sé, parleremo dalla matrice originale da cui è stata tratta, ovvero i fumetti. E con noi abbiamo chiamato un ospite d'eccezione che ci farà da spalla. Presentiamo quindi, carissimo amico, Lorenzo Cardellini. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità e per l'opportunità che mi date di parlare di due cose che amo alla follia, serie televisive e fumetti. Molto sei unite in un unicum, pazzesco, dai. Bene, bene, già bello entusiasta, bello carico. Dovete sapere che abbiamo chiamato Lorenzo apposta perché lui scrive per un sito di musica, è un grande appassionato di musica, anche un grande musicista. Ci vuoi dire anche il nome del sito, almeno così ti fai bella pubblicità? Allora, Metal Lights, sono un redattore, poi passate, leggete tutte le recensioni che abbiamo scritto negli anni e anni e anni, fate i flame sotto, ci insultate perché non siete d'accordo, tutto quello che Ecco, perfetto. Quindi mi raccomando, seguite il suo consiglio. Noi l'abbiamo chiamato apposta perché uno potrebbe dire, vabbè, ma scusa, tu Simone parli di serie TV, lui parla di musica, che cazzo c'entra? Beh, c'entra perché noi di Recenserie e anche il caro Lorenzo vogliamo dimostrare che non è che se parliamo sempre di una cosa non siamo capaci di parlare d'altro. E quindi, giusto. giusto, ecco, bravo, digliere quattro. E quindi noi oggi ci prenderemo come obiettivo principale quello di rivolgersi a tutte le persone che sono state affascinate da Marvel's Daredevil e vogliono avvicinarsi al mondo dei fumetti, ma non sanno dove partire. Quindi io e Lorenzo oggi vi consiglieremo delle storie che rientrano nelle atmosfere che avete visto in Marvel's Daredevil. Però attenzione, attenzione, non è che vi consiglieremo proprio delle storie storiche del personaggio, anche perché, come Lorenzo confermerà, ai neofiti consigliare le storie proprio così più belle del personaggio all'inizio. Che dici? Sarebbe controproducente perché non riuscirebbero a goderne nel modo giusto e molto probabilmente non le capirebbero nemmeno. Daredevil, Matt Murdock, che è un personaggio complesso e va approcciato secondo me per step, soprattutto se si parla di determinate storie e determinati cicli narrativi. Esatto, direi che non posso far altro che concordare. Quindi noi adesso cominciamo e ti consigliamo tutte le storie, almeno essenziali, non tanto per capire il personaggio, quanto per farvi avvicinare alla sua originale controparte cartacea, partendo come punto di partenza da appunto la serie TV. La prima storia che vi consigliamo, che io presento, poi ovviamente ci dirà un po' il caro Lorenzo, perché è ospite, quindi facciamo partire lui. La prima storia che vi consigliamo è una tappa obbligatoria per il personaggio di David, proprio obbligatoria, ed è la primissima run di Frank Miller, il primo ciclo che ha rivoluzionato tutto il personaggio. Ora, perché ve la consigliamo? Ve lo dice il nostro caro Lorenzo. Allora, se dovessimo restringere tutto ad un'unica frase, perché è Frank Miller, arrivederci, non ti serve. No, a parte scherzi, Frank Miller probabilmente è uno dei miei autori preferiti all'interno del panorama fumettistico perché è una mente geniale e ha saputo portare degli cambiamenti talmente tanto fondamentali e radicali a dei personaggi come Devil o Batman che hanno fatto sì che si imponesse in maniera così forte all'interno del mondo fumettistico. E questa run Miller è fondamentale perché comunque, come dicevo, porta dei cambiamenti, approccia il personaggio in una maniera completamente nuova. Ci troviamo di fronte a un Matt Murdock che affronta
problematiche molto più importanti di quelle a cui eravamo abituati solitamente. Cioè, i nemici storici vengono sì continuati a portare avanti come personaggi come il gladiatore, ma si dà molto più spazio all'introspettività, si dà molto più spazio a tutta quella che è la psicologia e dei suoi comprimari. C'è un grandissimo approfondimento in tutto quello che è l'entourage che si trova intorno al personaggio principale. Foggy Nelson, probabilmente uno dei più divertenti e simpatici character dell'intero fumetto, perde quella maschera di classica ilarità e viene approfondito sotto una vena psicologica molto marcata. E è Frank Miller che crea e introduce personaggi importantissimi come Elettra, che potrete benissimo trovare, adorare, potrete anche sbavare nella seconda stagione di Daredevil. Quindi è soprattutto un consiglio mirato per comprendere la seconda stagione e quindi tutta la storia di Elettra, tutta la storia della mano, tutta la storia di Stick e dell'allenamento di Matt, prima di comprendere a fondo i suoi poteri. Ma soprattutto anche voglio aggiungere che l'arrivo di Frank Miller è equivalente all'arrivo degli americani sul suolo vietnamita. Arriva lui giù di napalm Vero, pesantissimo di Napoli, ma veramente pesante. Esatto, prima era un personaggio molto, diciamo, potremmo definirlo grezzamente l'uomo ragno dei poveri, era prima. Con l'arrivo di Frank Miller invece verrà delineata una caratteristica molto pulp, molto hard-boiled, come davvero fan di Will Eisner poteva fare, giustamente. Poco tempo fa sono stato a una conferenza su Eisner e da un certo punto in poi, siccome c'era delle cose che vendevano, c'era anche la biografia Miller-Eisner, quella mega intervista che sono fatti l'un l'altro diverso tempo fa, e abbiamo speso circa un quarto d'ora buono a vedere solamente i rimandi che Miller inserisce all'interno della sua run, del suo ciclo su Devil, omaggiando Spirit. Per esempio c'è una tavola meravigliosa di Devil che corre sui tetti e su fogli di giornale vengono scritti i nomi dei vari artisti che hanno partecipato alla realizzazione, ovvero Frank Miller, storia e disegni, Klaus Johnson, colori, eccetera, eccetera. E è una cosa che è ripresa palesemente dallo spirito di Eisner, perché lui Eisner lo amava, la follia. Esatto, lo considerava proprio il suo maestro. Certamente. Perfetto. Bene, mentre, come avete potuto capire, il ciclo di Miller è proprio una cosa che se volete conoscere il personaggio fumettistico vi dovete comprare, non c'è proprio Che si niente può da fare. recuperare anche facilmente al momento, visto che c'è il bell'omnibus. Esatto, infatti faremo in modo di mettervi, nel link in sottoscrizione almeno il link principale per poterlo comprare se volete dal sito della Panini, così magari che dici Lorenzo la Panini come favore ci ricondivide questo video, o Ma comunque. magari, cioè, io mi accontenterei che facesse le cose per benino, con calma, poi loro possono fare quello che vogliono. Io li Esatto. affronto bene. Mentre che dici? Facciamo cambio, tu ci presenti la prossima storia e io la dico così almeno Assolutamente sì. diciamo. Allora, la prossima storia è il punto di partenza, a mio avviso, per chiunque voglia approcciare il personaggio di Daredevil. È fondamentale per capire chi è Matt Murdock, da dove viene, quello che è la sua visione, quella che è la sua visione della legge e della moralità. È un'opera fondamentale, scritta ancora una volta da Frank Miller, disegnata dal buon John Romita Jr., perché noi lo amiamo John Romita Jr., Ma lo amiamo sbagliamo questa davvero. cosa, che tutti lo odiano, a noi piace, No, questo infatti. mi piace molto. Quindi ti lancio questa parola bollente e parlaci di un altro capolavoro che secondo me è fondamentale per comprendere la caratura di questo personaggio. Bene, l'introduzione che ha fatto Lorenzo si riferiva all'uomo senza paura, come ha detto lui, testi di Frank Miller, disegni del, almeno per quanto riguarda me, lui fan favorite, John Romita, che ci ha dato tante. Cioè, John Romita Junior, da non confondere col padre, perché il padre si chiama come il figlio, altrimenti il Che si figlio che. chiama Enrico
cani. Che si mettono junior così. E come ha detto lui, parliamo di un'opera veramente importantissima perché, beh, innanzitutto un po' di storia per questa storia. Dopo il ciclo iniziale ci sono stati dei momenti in cui Miller abbandonerà e ritornerà più volte sul personaggio di David. Questo dovrebbe essere tipo il suo terzo ritorno, se non vogliamo contare una piccola parentesi su Elektra. E non preoccupatevi, che piccola anticipazione, parleremo anche degli altri personaggi come il Punitore, Elektra o Kingpin, ma oggi ci rimettiamo solo su Devil. Dicevamo che come ultimo tassello del suo rifacimento nella leggenda di Devil, crea appunto l'uomo senza paura. Di cosa parla l'uomo senza paura? Sostanzialmente delle origini di Matt Murdock, però soffermandosi sul suo periodo di formazione, ovvero della difficoltà di passare dall'ottenere i poteri fino poi dopo ottenere il costume, perché molti pensano sempre che sì, vabbè, c'hai i poteri, ti fai un costume, sei un supereroe, e invece no, devi imparare come vivi. No, esatto, infatti l'uomo senza paura fa vedere quanto sia difficile convivere con i propri poteri, quanto questi possano essere un peso e soprattutto quanto comunque questo mondo possa cambiare, ma soprattutto che il passaggio tra essere con poteri a eroe può essere molto faticoso, può essere pieno di ostacoli. Infatti questa storia la consigliamo soprattutto come, possiamo dire, come collante, come elemento riempitivo per la prima stagione. La prima stagione è largamente basata, esatto, largamente basata sull'uomo senza paura. La prima stagione stessa fa vedere che il passaggio da Matt Murdock a Devil non è poi così immediato, infatti comparirà come Daredevil solo nell'ultimo episodio, possiamo dire, ufficialmente. Che altro si può dire sull'uomo senza paura? Che è una storia molto solenne, possiamo dire, molto solenne, che però cerca una connessione col proprio lettore. Non è una storia solenne nel senso io sono superiore che te sei un cazzo, come diceva con la sua espressione romanaccia il grande Alberto Sordi, però cerca, fa capire che comunque sta nascendo un mito importante e lo tratta nella più umana delle maniere. Se possiamo dire, è anche un modo per Frank Miller di chiudere un cerchio. Frank Miller aveva preso il personaggio quando altri avevano narrato tutti gli eventi prima, e lui con L'Uomo Senza Paura cerca anche di creare una conclusione anche al suo stesso mito, rinarrando le origini secondo la sua visione, con anche tutte le altre visioni dei comprimari come Foggy, appunto, come Elektra, come Kingpin, che compariranno come comparse più o meno ricorrenti nella storia, chiude tutto il cerchio, delinea appunto la nascita di questo eroe. Vuoi aggiungere qualcosa o pensi che sia... Ma credo che tu abbia detto tutto quello che c'è da dire su una storia semplicemente magnifica, e è bello vedere come comunque una serie televisiva abbia rispettato così fedelmente un prodotto fumettistico, perché noi fan del fumetto tendiamo sempre a criticare dicendo ah, ma non è pertinente, non è come quello che avviene su carta. E fondamentalmente è anche una critica sciocca e spesso infondata che facciamo, perché quello che funziona su carta nel 90% dei casi non funziona al cinema, non funziona in televisione. Ma in questo caso si è trovata la perfetta alchimia tra dose fumettistica e presentazione a livello seriale in TV. Il fatto che il costume arrivi solamente alla finale della stagione, come nella storia di Miller si vede solamente nell'ultima pagina del fumetto, è qualcosa che può sembrare sciocco, ma che comunque a mio avviso dice molto. Dice tanto riguardo al rispetto con cui è stato trattato il personaggio. Per quindi assolutamente tutto regolare. Certo. Continuiamo i nostri consigli portandovi quella che sarebbero due storie separate, ma hanno un elemento in comune, quindi io e Lorenzo, nel momento in cui ci siamo trovati per decidere a cosa portare, abbiamo deciso di accorpare in un unico blocco. Poi vi spiegheremo qual è l'elemento principale, senza ovviamente fare spoiler, perché non possiamo privarli di questo colpo di scena, sarebbe veramente a bastardi. Quindi noi parleremo contemporaneamente di Devil Giallo e Diavolo Custode. L'elemento che hanno in comune, lo diciamo subito, è la figura di Karen Page, personaggio molto importante per la carriera di Devil, perché sarà un amore molto sentito ma anche travagliato. Già su internet ci sono tantissimi articoli riguardo la fine che farà in Born Again, ma noi ovviamente
non vogliamo dirvelo, ma in ogni caso, Karen Page è un amore molto sentito per Devil. Amore molto sentito che fa sentire, soprattutto in Giallo, che è una lettera d'amore, possiamo dire, a Karen Page, ma anche una lettera di affetto al padre. Ma facciamo che di Giallo ce ne parla meglio Lorenzo, che dici? Te la senti? Assolutamente sì, anche perché Giallo è stata la mia prima vera storia di Devil. Io ho approcciato il personaggio con questa storia, non potevo iniziare meglio fondamentalmente. La catena Devil Giallo, Spider-Man Blu, Hulk Grigio e adesso finalmente Capitan America Bianco è una serie di fumetti realizzati da Jeff Loeb ai testi e da Tim Sale ai disegni, che ripercorreva bene o male le origini o comunque momenti molto peculiari, molto particolari della carriera dei vari personaggi, analizzandoli sotto un aspetto parecchio emotivo, molto blues, insomma, è sentito in maniera forte il sentimento in questi volumi. E in Devil Giallo, come dicevi tu Simone, l'elemento fondamentale è il primo incontro di Karen Page con Matt Murdock, come i due cominciano a conoscersi, come all'inizio ci sia questo scoprirsi ma non troppo, cercare di capire cosa prova l'altro davvero ma non farlo completamente. Ed una delle cose più belle che viene affrontata all'interno di questa miniserie è come un personaggio femminile, molto spesso accade all'interno dei fumetti, si possa innamorare dell'alter ego del protagonista, ovvero Karen viene salvata più di un'occasione da Devil, che compare come casualmente la competenza sempre il momento giusto, chissà come mai, ma a differenza chissà come mai, cioè, ma non si capisce mai, ma a differenza di moltissimi suoi controparti femminili, Karen Page sì è girata e affascinata dalla figura di questo uomo in giallo. Ricordiamo che la miniserie vede Devil con il costume degli esordi, che nella serie televisiva non si è mostrato, ma il costume degli esordi riprendeva il cappotto da pugile, come cappotto da pugile. Esattamente. Usava il padre, Bucking Jack Murdock sul ring. Matt lo prende, ci fa questa calzamaglia barra costume orripilante giallo con una gigantesca D sul petto. Che tra l'altro voglio aggiungere che se Matt Murdock non era cieco prima, lo sarebbe diventato dopo guardando il costume. Quindi. E ricordiamoci che in Italia è arrivato il rosso, eh. Esatto. E al suo editoriale la Corno lo fece rosso. Sì, un editing proprio veramente terribile. Comunque, andiamo oltre. Dicevo, la cosa bella è che sì, Karen Page è affascinata dalla figura di questo vigilante mascherato che comunque segue molto le regole, ma preferisce il suo Matt Murdock, il suo fragile avvocato di Hell's Kitchen, che con tutte le sue limitazioni riesce a dimostrargli un sentimento, un amore incondizionato da subito, dalla prima volta che i due incrociano lo sguardo. E come fumetto è fondamentale perché ci introduce anche molti personaggi che vedremo all'interno della prima stagione della serie televisiva, come il gufo. E poi abbiamo un'altra grandissima conoscenza, ovvero l'uomo porpora. Esatto. Che se pochino siete appassionati di serie della Marvel, delle serie televisive, quindi se vedete vi piacerà, poi dovrete vedere anche Jessica Jones, perché scoprete. E da lì vedrete chi è l'uomo porpora. E questa è una delle, dovrebbe ricalcare una delle prime apparizioni del personaggio del villain. E lo fa con una classe davvero ben studiata, possiamo dire. Davvero molto, molto. Ovviamente non vogliamo farvi spoiler per quello che sarà il finale di questa storia, per quello che va a svelare. È ovvio che se la leggerete avrete incontrato un forte spoiler, quello è indubbio, ma si capisce molto, le cose girano ormai, le storie sono datate, sono successe da molto, quindi è uno spoiler, ma che a mio avviso ci può stare. Se proprio non volete sapere nulla, lasciatela da parte. Ma questa miniserie offre un altro grandissimo spunto per le origini di Matt Murdock, perché oltre a narrare l'incontro con Karen Page, narra anche la sua divenuta Devil, cioè perché va a calzare questi panni, anche con qualche incongruenza rispetto a quello che si vede sia sulla serie televisiva che sull'Uomo senza paura di Miller, perché qui Matt perderà il padre a un'età molto, molto più avanzata, lui si troverà già all'università, starà quasi per avviare il suo studio legale quando il padre verrà ucciso dopo l'ultimo incontro della sua vita. Detto questo,
perché possiamo legarci bene con Diavolo Custode? Simone, perché Vabbè. non ha trattato anche troppo, credo. No, 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 qua quando il materiale è buono lo si lascia andare proprio per verdi pascoli, come Wild Horses, giusto per citare un altro brano così. Così a caso proprio. Esatto, di chi sarà? Poi tra l'altro, boh, non lo so, ce lo direte voi magari, cari fan, di chi sarà? Mandiamo un ritaglio fatto a mano di una figure di Devil disegnata direttamente da noi con l'idea dei piedi. Esatto, oppure disegnata da mio cugino, grande. Esatto. Con tutte le G che vi rimangono in casa. E appunto, come ha detto Lorenzo, se voi arrivate alla fine di Devil Giallo, storia che comunque possiamo considerare una sorta di, ma, alternative take anche dell'uomo senza paura, possiamo dire. Diciamo che l'uomo senza paura è una cosa molto più moderna, mentre Devil Giallo è più legata a una tradizione, diciamo, abbastanza sessantina di Devil. Ovvio, se non volete avere spoiler o comunque arrivare preparati al finale, allora forse dovete fare un passo indietro, posticipare l'acquisto di Devil Giallo e magari favorire l'acquisto di Diavolo Custode. Disegnata da Joe Quesada e scritta da un uomo che penso che abbiate sentito nominare almeno una volta nella vita, ovvero Kevin Smith, Sempre si è usato. sempre sia lodato, che tanto Kevin Smith ha fatto anche altri lavori su altri personaggi, come per esempio Frecciaverde. Tanto per dirne uno, sapete, quel protagonista di quel telefilm non tanto famoso. Anche molto brutto. Anche, su questo ci torneremo, ci torneremo. Se volete arrivare preparati al finale di Devil Giallo, vi dovete assolutamente prendere Diavolo Custode. Di cosa parla Diavolo Custode? Beh, innanzitutto arriva in un periodo molto brutto per i fumetti, ovvero gli anni 90. Gli anni 90 sono stati veramente un periodo disastrato per i comics, diciamolo proprio così, papale papale, viaggiava la peggio merda, ecco, detto l'abbiamo detto. Gli anni 90 per i fumetti, cioè, sono stati qualcosa veramente orripilante Una cosa veramente su indecente. moltissimi aspetti. Vi diciamo soltanto che negli anni 90 Devil usciva da questa storia chiamata Flying Blind, dove lui perdeva la memoria, veniva recuperato dallo Shield, gli curavano la vista e andava in giro a fare il Nick Fury della situa. Vi diciamo solo questo. A salvare la situazione arriva questo team di artisti veramente fantastico, perché soprattutto non per il nome che, vabbè, ovviamente Kevin Smith si è guadagnato grazie al cinema e che Joe Quesada si è guadagnato grazie ai fumetti, ma anche per la sinergia che creeranno e che non ripeteranno mai più, tra l'altro. L'intesa che Kevin Smith e lo stile che faranno uscire in questa storia sarà unico nel suo genere, e già qua dovrebbe essere un incentivo a farvela acquistare. Ma esatto, L'acquisto immediato. però vi vogliamo dare anche altre motivazioni. La prima è che è una saga che dura 8 parti, che vabbè, ovviamente voi potete trovare racchiusa in un unico volume, che procede come una vera e propria miniserie a 8 episodi. Il taglio che Kevin Smith dà a Diavolo Custode è un taglio molto televisivo, e già qui per il format potete trovare già delle somiglianze. È come avere un Netflix su carta. Penso che l'esempio migliore di questo non si poteva fare. Storia vede Matt che cerca di risolvere questo mistero, ovvero nel bel mezzo di una vita tranquilla nell'universo dell'avvocatura, gli viene propinata questa bambina, o questo bambino all'inizio, non si capisce bene, e gli viene spacciato come se fosse l'anticristo. E capite che, insomma, abbiamo un personaggio con una forte impronta cristologica che va in giro vestito da diavolo e si trova alla far da babysitter, niente poco di meno che l'anticristo. La storia viaggia tanto su questi stilemi, ovvero sul rapporto che c'è fra Matt e la cristianità, fra il rapporto che c'è, vabbè, ovviamente fra Matt e tutte le altre persone circostanti, ma anche questa pressante ombra che sembra sempre dietro di lui, questa parvenza di manipolazione che lo sta mandando in paranoia. E un continuo ragionamento sul suo operato e sulla sua vita da vigilante. Ora, cosa c'entra tutto ciò con Karen Page? Possiamo dire questo: siccome questa storia è arrivata alla fine
degli anni 90 c'era il bisogno di ripresentare questo personaggio a un pubblico giovane, a un pubblico comunque che doveva riprendersi da quella spacchinata che sono stati gli anni 90, soprattutto il peggiore degli anni 90, il 1997, che ricordo che è uscito il peggio schifo nel 97. Credo che ci siano state alcune delle pubblicazioni più terribili del mondo. Potremmo fare una fossa in un posto sterduto e buttarci gran parte delle produzioni del 97 con una piccone sopra, con scritto cose da dimenticare per sempre. Esatto, e se c'è qualcuno tra di voi che si sta lamentando per gli alberi che sono morti, per i libri di Fabio Volo, bene, non avete mai letto nulla che sia uscito nel 97 per quanto riguarda i fumetti. Possiamo quasi dire che siete fortunati. Comunque, tornando nei ranghi, questa storia mette anche, come dire, non un freno, è brutto dirlo, però mette i puntini sulle i per quanto riguarda la relazione con Karen Page, relazione che col tempo dovete sapere diventerà una cosa un po' tira e molla, e quindi si cercherà anche di mettere dei puntini sulle i anche su questo fatto. È una serie, o meglio, è una storia o una saga che ha colpi di scena ovunque, che sintetizza tutta la potenza dell'immagine del personaggio di Devil, e con un colpo di scena mica da ridere, anche perché, come abbiamo detto prima, c'è un nemico dietro tutto questo, dietro questo complotto. Il punto è che il nemico è nascosto così bene che ve ne accorgerete soltanto quando comparirà in tutta la sua potenza. Quindi per questo noi vi consigliamo Giallo e Diavolo Custode in blocco, perché hanno questo denominatore comune che, beh, uno è Karen Page e l'altro è la figura tutto tondo di Devil. In Giallo dice come nasce, anche in una maniera forse vogliamo dire beatamente ingenua, anche perché è legata a una tradizione molto, molto da Silver Age dei fumetti, molto da anni 60, mentre Diavolo Custode è una presa molto più moderna, anche molto più cruda, molto più amara. Tu cosa dici, Lorenzo? Che mi trovo completamente d'accordo con quello che tu hai detto e su come è illustrata la storia. Soprattutto vorrei porre l'accento sul fatto che per un neofita fare, se dovessi dare un consiglio, consiglierei di porre molta attenzione sul fatto che Matt Murdock è un personaggio bellissimo, ha un grandissimo amore per la giustizia e per tutto ciò che ne consegue, ma è anche un personaggio decisamente incline a esaurimenti nervosi, a crolli psicologici. Quindi io guarderei particolarmente quell'aspetto su una storia del genere, per poter comprendere anche come tutto ciò si potrebbe evolvere sia in altre storie, ma anche in futuro magari sulle serie televisive. Esattamente, e tra l'altro Lorenzo, mentre parlavi mi hai fatto venire in mente due cose che potrebbero stuzzicare la voglia dei lettori di comprare questa storia, perché in Diavolo Custode ci sono due personaggi che attualmente possiamo considerare dei grandi assenti per quanto riguarda. Il primo è che fa una sua comparsata Bullseye, personaggio che molti hanno anticipato, o almeno gli espertoni possiamo dire dei fumetti hanno anticipato, ma ancora non si è visto, e si dà più una concreta immagine alla suora che continua a comparire. Questa suora, boh. Chi sarà Chi mai? sarà? Ma Sarà. facciamo partire il totocatechismo. Ogni volta che vedo questa suora mi viene in mente Lady B dei Beatles, Mother Mary. Magari è lei. Secondo me è il personaggio centrale di Lady B dei Beatles. Esatto. Vedremo. Adesso un colpo di scena si scopre che è Yoko Ono adesso. No, Meg Murdock che era tutta una finzione, si trattava di Paul McCartney. Esatto. Anzi, di John Lennon, no? Per essere ben preciso. E che Matt Murdock era morto prima, quello che adesso è un sosia. Era un sogno. Questa era finissima, Questa è cioè, molto fine. chi la coglie La voglia veramente avanti. un vino d'oro.
chi la coglie avanti. Bene, detto questo, noi andiamo con il nostro ultimo consiglio, che anche qua portiamo una storia che abbiamo deciso di presentarvi in blocco e poi vi spiegheremo perché. La prima è Devil Padre, scritta e disegnata da Joe Quesada, che nel nostro consiglio prima, in Diavolo Custode, curava soltanto i disegni, mentre la seconda è Battling Jack Murdock, scritta da, non mi ricordo mai purtroppo l'autore, ma Lorenzo mi correggerà. Scritta e disegnata di Gian Domenico e Giuseppe Wells Alecchine, E perché vi consigliamo queste storie? Perché, come quelle prima, Giallo e Karen avevano il denominatore comune di Karen Page, questi invece hanno il denominatore comune di un altro personaggio molto importante per quanto riguarda la formazione, non tanto di David quanto di Matt Murdock, ovvero Jack Murdock, il padre di Matt. Bene, allora, partendo da padre, perché ve la consigliamo? Beh, come prima, Diavolo Custode ve l'avevamo consigliata perché aveva una componente molto televisiva, ovvero anche questa, Devil Padre, ha una componente molto crime. Infatti tutto girerà intorno all'ascesa di questo serial killer che si diverte a cavare gli occhi fuori dalle proprie vittime dopo essersi divertito con loro. Quindi in questa storia Devil si trova diviso tra la presenza e il schiccio di questo serial killer, più l'arrivo di un nuovo supergruppo, più la cura di un caso legislativo, ovvero di un caso del suo mestiere di avvocato. Quindi ve la consigliamo proprio perché c'è tanto della componente della seconda stagione, ma anche della prima, ovvero nella prima era il grande caso di Wilson Fisk, nella seconda invece è Il processo del secolo di Frank Castle, quindi nelle storie di Devil c'è anche tanto di questo, c'è anche tanto dell'universo dentro il tribunale, che comunque in Devil Padre non viene fuori tanto, ma comunque vi dà un'idea di come possa essere il mondo della legge visto con, perdonate il termine, gli occhi di Matt Murdock. In più, ogni evento sarà intervallato da dei ricordi e soprattutto dei ricordi commentati da Matt Murdock riguardo il padre, che per quanto ci riguarda è una delle migliori descrizioni che si possa fare di un genitore. Migliori perché non ragiona per iperbole, ovvero non lo odia troppo, non lo ama troppo, ma lo vede soprattutto come una figura umana che ha sbagliato, ma che ha fatto anche del bene. Una storia che non vi può impedire di pensare al vostro padre o comunque al genitore a cui siete attaccati tanto quanto Matt. E in questa storia c'è tutto perché abbiamo un personaggio molto forte nelle sue convinzioni, abbiamo tante scene in tribunale o comunque dove il nostro caro Matt deve investigare, abbiamo anche tanta azione, soprattutto abbiamo questa componente veramente, ma veramente molto emozionante che non può che proprio prendervi al cuore. L'unica pecca, possiamo dire, di questa storia è che c'è un Devil più incazzato del solito, però è anche da scusare perché insomma sta ricordando degli eventi molto, molto sentiti di suo padre, anche perché, piccola aneddoto, questa storia sarà scritta dall'autore Joe Quesada nel periodo in cui anche suo padre stava male, quindi è proprio anche una dimostrazione di come gli autori a volte mettono a disposizione i propri sentimenti per poter scrivere delle storie. E ragazzi, quando è così, come non consigliarvela? Che dici, Lorenzo? Anche qui pienamente d'accordo, il padre è una delle storie più introspettive che troviamo proprio riguardo questo personaggio, cioè questa figura di Patrick Jack Martin, insieme a quello che poi stiamo per consigliare. Quello che dicevo è vero, troviamo un debito molto più cattivo, quasi come fossimo diventato disilluso per quello che la vita gli sta portando in questo momento. Chi si preoccupa ciò che è intorno a lui, ciò che interessa a lui, dicendo l'importante è che sta bene il mio quartiere, sta bene il posto dove vigilo io, poi il resto può andare a rotoli completamente. Potete distruggere New York come volete, ma Hell's Kitchen è casa mia, le regole le faccio io. Esattamente, direi che anche qua è un altro punto che non mi era venuto in mente prima, ma è anche delineato bene il rapporto di amore e eccessiva protezione che Devil ha verso il suo quartiere. Detto questo, come abbiamo detto, il denominatore comune per queste due storie
è appunto il padre Jack Murdock. Se qui in padre è un comprimario molto importante, al contrario, in Batman sarà protagonista assoluto di questa miniserie di cui adesso ci parla Lorenzo. Allora, padre Jack Murdock, per prima cosa, è un orgoglio italiano, perché è una storia fondamentale che si incastra perfettamente in qualche microscopico pochettino di continuity che viene colmato direttamente ai tempi di Miller. E questo perché bisogna fare un piccolo passo indietro, ovvero di Giandomenico ha sempre fatto presente il suo amore per David come personaggio, ma il suo approccio a tale eroe è nato proprio con la run di Miller. E una delle cose che più dice lui, cioè, ho avuto modo di parlare con il Giandomenico durante un evento, dice lui che una delle cose che più l'ha colpito era come veniva delineato il rapporto tra Matt e questo padre così premuroso che pur di vedere il figlio realizzato era disposto a fare di tutto nonostante l'avesse cresciuto da solo, senza una madre, contro qualsiasi tipo di avversità. Ecco, capendo questo possiamo comprendere perché uno dei casi in cui troviamo Giandomenico anche i testi, oltre che i disegni, è quando si deve andare a narrare, anzi a rinarrare, qualcosa che comunque è stato tirato in ballo già dal maestro Frank Miller. Perché quello che verrà preso in esame in tutta la storia di Batman e Marcus è il periodo che da prima della nascita di Matt a la sua morte, e ci verrà dimostrato come quest'uomo fondamentalmente buono si è reso cattivo, tra virgolette, dai tempi, si è costretto a compiere azioni di cui non fa fiero per poter garantire al figlio, per poter dare a questo figlio tutto quello che lui non ha mai. Padre Jack Murdock è un pugile, un ex pugile ormai fallito, in avanti con gli anni, decisamente alcolizzato, che conosce una sola strada, ovvero quella delle mani. Non conosce, non è bravo con le parole, non è acculturato, non ci sa fare particolarmente con le donne, se non con una donna. Dopo quella donna non riesce ad avere più rapporti con le altre, si sente quasi in colpa nonostante lei lo abbia abbandonato con un figlio, senza preoccuparsi delle conseguenze. L'unica cosa che sa fare bene è menare le mani, e lo fa in ogni modo, fino a quando non gli viene proposto di tornare sul ring e di riscattarsi. Dimostrare che non è solamente un povero idiota da pugni a destra e a sinistra, ma che è qualcuno che si può far valere in un modo fondamentale. E è bello vedere come, soprattutto sulla fine, venga posta enfasi riguardo un fatto fondamentale, ovvero Jack crede che suo figlio sia debole. Jack fa tutto quanto perché ha paura che suo figlio non possa affrontare la vita come farebbe qualsiasi altro uomo. Perché è Margaret, perché è Margaret. Matt Murdock è un ragazzino cieco che vive in Kitchen e ovviamente si con la loro squali, da mafiosi, da delinquenti, da persone che possono approfittare di lui come se fosse nulla. E è stupendo vedere come alla fine quest'uomo si renda conto che suo figlio non è fragile, suo figlio non è debole, suo figlio è qualcosa, è forse una delle più grandi forze della natura, viste le sue problematiche. Ed è proprio questa presa di coscienza che porterà Jack a compiere l'azione poi parampire. Ed è una cosa che mi era stata chiarita perfettamente anche da Miller, perché sì, tecnicamente lui farà quello che farà per compiacere Matt, ma non era mai stato dato uno sfondo così, per filosofico, così sentimentale all'azione. Invece con questa miniserie di Giandomenico mette al centro del discorso un personaggio che fondamentalmente era stato sempre ritenuto importante, ma di contorno. Questa volta non è lui ad essere il contorno, è la portata principale. Beh, direi che non ho assolutamente nulla da aggiungere, oltre che essere d'accordo con Lorenzo. Anzi, se proprio voglio aggiungere qualcosa adesso, solamente un'osservazione. Come avete potuto sentire dalle sentite parole di Lorenzo, queste due storie sono legate a doppio filo perché gli eventi di padre, di Evil Padre, dove abbiamo detto che c'è questa storia molto crime, gli eventi in cui
sono mostrati come flashback, in Battling invece sono gli eventi principali, quindi doppio filo per questo, perché se da una parte sono ricordi, qui invece sono, è proprio il presente di Jack Murdock. E niente, noi non abbiamo più nulla da dirvi, perché questi erano tutti i nostri consigli che vi riassumiamo così velocemente, che erano il ciclo di Frank Miller, L'uomo senza paura di Frank Miller e John Romita, David Giallo di Jeep Loeb e Tim Sale, Diavolo Custode di Kevin Smith e Joe Quesada, Devil Padre di Joe Quesada e Batman Jack Murdock di Carmine Di Giandomenico e Zeb Wells. Io non posso far altro che ringraziare infinitamente Lorenzo per aver partecipato a questo podcast. No, sono io che ringrazio te e ringrazio voi per avermi ospitato qui e avermi dato la possibilità di fare quello che amo di più, ovvero parlare delle mie passioni. Perché fondamentalmente è sempre questo il punto focale. Riuscire a trasmettere agli altri quello che per me è una passione. E ce lo diranno poi i nostri ascoltatori se siamo riusciti a farvi arrivare la nostra passione con tutta la nostra potenza. Anche perché noi con Lorenzo abbiamo in programma altri appuntamenti, perché oggi abbiamo parlato di Devil, ma non abbiamo parlato del Punitore, per esempio. Non vediamo l'ora di parlare del Punitore, non vero? Non vediamo davvero l'ora di parlare del Punitore, lì saranno mazzate pesanti. Quindi vi anticipiamo già che Lorenzo adesso ha esordito in questo episodio come ospite, ma tornerà per parlare del Punitore, di Elektra, di David e di tanti altri personaggi che, insomma, siccome è un momento d'oro per i fumetti, cerchiamo di sfruttarlo e usare le nostre conoscenze per consigliare, giusto? Assolutamente, vediamo che possa questi consigli possano esservi d'aiuto per avere una visione un pochino più chiara del mondo di Daredevil. Soprattutto magari per approcciare il Devil fumettistico. E magari continuarle anche le letture fino ai giorni a venire. Bene, quindi per oggi è tutto. Di nuovo grazie al nostro caro Lorenzo Cardellini. Ti ringrazio molto. Vi lasceremo in descrizione i link di Metalizer, così andate a spulciare le sue recensioni. Vi consigliamo soprattutto quella di David Bowie, dell'ultimo disco del compianto David Bowie, che è estremamente sofferta quella recensione. Sofferta, ma vi assicuro che è qualcosa di veramente potente. E con questo è tutto e noi ci risentiamo a venerdì prossimo.